La devi smettere di fare video! Ma solo se non hai un piano editoriale e un piano di produzione. Cosa intendo? Lo vediamo insieme in questo video. Benvenuti su Mobile Video Marketing. Io sono Manabi. E come ogni giovedì alle 14 siamo qui per comprendere come realizzare video sempre più efficaci con il nostro smartphone o con i nostri dispositivi mobile da integrare nel marketing della nostra azienda. Mi raccomando, per essere sempre aggiornato sui nuovi video che pubblichiamo ogni settimana, appunto il giovedì alle 14, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video e tutti i nuovi contenuti che pubblichiamo. Quello di oggi è un titolo un po' provocatorio. Appunto, smetti di fare video se non hai un piano editoriale e un piano di produzione. Sì, perché questo è un argomento decisamente importante. Uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone inizia a fare video e poi magari li interrompe strada facendo perché non è soddisfatta, non riesce a ottenere risultati e cose di questo tipo, è perché non ha costruito alle spalle un sistema che renda sostenibile questo processo. Oggi il marketing e il mondo della comunicazione sta cambiando sempre più rapidamente, sempre più repentinamente e soprattutto a una velocità che ci rende complicato il fatto di stare appresso a questi continui cambiamenti, il fatto di evolverci in continuazione, il fatto di modificare in continuazione quello che facciamo per le nostre attività, per le nostre aziende, per raggiungere i nostri clienti, per parlare con il nostro pubblico, insomma per costruire un piano di comunicazione che sia effettivamente efficace e che ci porti verso i risultati e gli obiettivi che vogliamo raggiungere in qualche modo. Ora, l'aspetto fondamentale oggi nel 2019, con gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, con la grande evoluzione di internet, l'evoluzione dei social media, l'evoluzione degli strumenti web, l'evoluzione che ci permette oggi di avere per le mani degli strumenti che ci danno l'opportunità di diventare un vero e proprio centro media. Sì, hai capito bene, un centro media. Quindi oggi sostanzialmente con quello che abbiamo nelle nostre mani, con quello che abbiamo a disposizione, noi abbiamo potenzialmente la stessa potenza di fuoco, la stessa capacità di copertura di quello che è un media tradizionale, quindi di quello che è un canale televisivo, di quello che è un canale radio, di quello che è un quotidiano, un settimanale. Insomma, noi oggi abbiamo potenzialmente tra le mani lo stesso potere di tutti i centri media, di tutti i media che hanno coperto, diciamo, tutta la comunicazione negli ultimi anni. Basti pensare a quelli che sono i numeri dei più grandi influencer. Parliamo di decine di milioni di follower, parliamo di centinaia di milioni di visualizzazioni. Numeri che potrebbero far impallidire qualsiasi programma televisivo di prima serata. Per cui, avendo a disposizione questo grande, enorme potere, che cosa noi dobbiamo fare? Beh, innanzitutto, come azienda, dobbiamo iniziare a ragionare esattamente come se fossimo un centro media. Per cui, innanzitutto, come azienda, dobbiamo iniziare a ragionare come se stessimo trasmettendo un programma televisivo, come se avessimo un nostro palinsesto, e per cui dobbiamo rispettare tutte quelle regole e tutti quei modelli e tutte quelle pianificazioni che segue un centro media. Oggi un grandissimo esempio lampante di questa tipologia di modalità è Red Bull. Se tu osservi bene, Red Bull, nel momento in cui si promuove sul web, si promuove sui social media, si promuove nei canali televisivi, eccetera, eccetera, tu vedrai che la maggior parte dei contenuti di comunicazione di Red Bull riguardano sport, sport estremi, eventi,
comunicazione, con una vera e propria programmazione, con un vero e proprio palinsesto che prevede la pubblicazione di video, di contenuti, sempre negli stessi giorni, sempre negli stessi orari, con una programmazione continua e costante. E il prodotto Red Bull? Il prodotto Red Bull in percentuale, ovvero la comunicazione verticalizzata sul prodotto, ricopre una minima percentuale di tutto quello che è il piano di comunicazione di Red Bull. Quindi innanzitutto Red Bull raggiunge il proprio pubblico con il suo piano editoriale, con la sua programmazione, e all'interno della quale in minima percentuale mette una comunicazione verticalizzata sul prodotto che lei stessa vende. Questo esempio ci fa comprendere ancora meglio come oggi, come azienda, noi dovremmo comunicare sul mercato, dovremmo comunicare col nostro pubblico, dovremmo comunicare con i nostri clienti o con tutti quelli che vorremmo diventassero nostri clienti. Per cui le due cose che ti servono, i due strumenti principali che ti servono sono: uno, un piano editoriale; due, un piano di produzione. Partiamo dal primo, il piano editoriale. Tu devi ragionare, come dicevamo prima, esattamente come un centro media. Per cui devi ragionare con le stesse dinamiche di un programma televisivo, di una serie televisiva. Pensa alla serie televisiva, al programma televisivo a cui tu sei più affezionato in qualche modo, o che magari vedevi un po' di tempo fa, se oggi non guardi più la televisione. Bene, se il tuo programma andava in onda il martedì sera alle 21, tu ogni martedì sera alle 21 ti aspettavi di trovare quel programma e ti aspettavi di trovare quel programma che mantenesse la promessa che aveva fatto. Quindi tu ti aspetti di trovare trattato sempre la stessa tipologia di argomento. Se è un programma di attualità avrai argomenti di attualità, se è un programma di intrattenimento avrai sempre la stessa tipologia di intrattenimento. Se è un programma di intrattenimento comico troverai tutti i martedì alle 21 sempre una puntata comica. Sarà difficile trovare un martedì alle 21 una puntata comica e magari la settimana successiva una puntata drammatica. Non seguiresti più quel programma, perché tu hai deciso di seguire quel programma perché faceva intrattenimento di tipo comico. È la stessa cosa che tu devi fare per quanto riguarda la tua azienda, per quanto riguarda la tua comunicazione. Per cui devi stabilire innanzitutto nel piano editoriale, innanzitutto quella che sarà la tua frequenza di pubblicazione. Pubblicherai una volta alla settimana? Pubblicherai tre volte alla settimana? Pubblicherai una volta al giorno? Pubblicherai cinque volte al giorno? Ora, quello che ti suggerisco è innanzitutto, come minimo, mantenere una programmazione di almeno una volta alla settimana per il canale che hai scelto, diciamo, di presenziare. Quindi in questo caso, per esempio, noi come Mobile Video Marketing su YouTube siamo tutte le settimane con un video il giovedì alle 14, ok? Per cui innanzitutto pensa alla frequenza di pubblicazione. Mi raccomando, nel pensare alla frequenza di pubblicazione è fondamentale il fatto che la tua programmazione sia effettivamente sostenibile, che quindi in qualche modo tu possa sostenere col tuo tempo, con i tuoi impegni, quel tipo di programmazione. Per cui se sei alle prime armi ti suggerisco proprio di partire da un video alla settimana. Ok, ora che hai deciso la frequenza di pubblicazione devi decidere il giorno e l'orario di pubblicazione, che devono essere, mi raccomando, sempre gli stessi e mantenere sempre gli stessi nel tempo, proprio come fa un programma televisivo. Quindi scegli quel giorno e scegli quell'orario. A quel punto ti devi sedere, carta e penna, e scrivere un elenco degli argomenti, che saranno gli argomenti che tratterai nel corso del tempo. Da cosa partire? Sicuramente da quello che è l'argomento trainante della tua impresa, l'argomento trainante di quello che proponi come prodotto o servizio. Per cui se fai, che ne so, porte e finestre, il tuo piano editoriale potrà essere su tutti quelli che sono gli approfondimenti per fare in modo che le tue porte e finestre ti proteggano sempre dal freddo, ti isolino dal caldo, che si evitino spifferi, i prodotti e le modalità per pulire al meglio le tue porte e finestre e cose di questa tipologia, ok? Da che cosa puoi partire per trovare spunti? Da quelle che sono bene o male le domande che più frequentemente ti fanno i tuoi clienti, da quelle che sono le obiezioni che prevalentemente fanno i tuoi clienti. Puoi fare magari anche un sondaggio per comprendere che cosa gli piacerebbe sapere di più.
e a quel punto carta e penna ti metti a fare la programmazione di almeno 2 mesi, se non addirittura 4 mesi o addirittura di un anno, e ti scrivi tutta la tua programmazione. A questo punto ti serve il piano numero 2, ovvero il piano di produzione. Ora, fare video richiede tempo, richiede impegno, richiede preparazione. Per questo motivo, uno dei motivi principali per cui le persone smettono poi di fare video è perché non riescono a organizzare la produzione dei video e a inserirli nella propria agenda, e per cui si trovano magari lunghi e non riescono a pubblicare effettivamente quello che avevano promesso. La cosa migliore che ti suggerisco di fare è di anticipare la produzione per fare in modo di ridurre il più possibile i tempi e soprattutto ottimizzare i tempi. Quindi che cosa significa? Che se nell'arco di un mese dovrai fare 4 video, la cosa migliore è che in agenda ti fissi 1-2 giorni nell'arco del mese in cui in infilata registri tutti e 4 i video e mandi in produzione, quindi vai in editing di tutti e 4 video insieme, in maniera tale da essere tranquillo e certo di poter pubblicare sempre lo stesso giorno a quell'ora, esattamente per come hai promesso. La cosa migliore sarebbe essere di anticipo in un mese. Per cui che cosa significa? Che oggi stiamo per entrare nel mese di maggio, io ho già i 4 video del mese di maggio, ma sto già registrando oggi i video del mese di giugno, in maniera tale da essere in anticipo e in maniera tale da poter, diciamo, contrastare qualsiasi tipo di imprevisto che si possa effettivamente presentare. Per cui mi raccomando, piano editoriale e piano di produzione. Con questo, per questa giornata del 25 aprile di festa, è tutto. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, metti un like. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere gli aggiornamenti su tutti i nuovi video. E nei commenti scrivimi effettivamente quali possono essere le difficoltà che stai incontrando nel costruire il tuo piano editoriale o il tuo piano di produzione. Noi ci rivediamo giovedì prossimo, sempre alle 14, per trattare approfondimenti e consigli utili su come realizzare video sempre più efficaci con i tuoi dispositivi mobile per il marketing della tua attività. Salute!